Il diidrotestosterone è una tossina da debellare. È l'acerrimo nemico della prostata, l'acerrimo nemico del bulbo presente nel follicolo pilifero, l'acerrimo nemico del buon umore, sbalzi d'umore, aggressività, omicidi. Il diidrotestosterone è una tossina perché ci rende uomini. Glande grande, peli un pochino dappertutto, tratti comportamentali da maschio alfa, ma anche neuromodulazione, modulazione emotiva, modulazione dell'ansia, anche capacità di avere quella giusta aggressività quando ci serve. Eppure lo vogliamo bloccare, perché vogliamo avere bei capelli o vogliamo evitare di perderli, perché vogliamo limitare l'ipertrofia alla prostata se predisposti. Il diidrotestosterone è una sostanza utile, molto utile, ma a volte può dare dei piccoli problemini. E non sempre la risoluzione di questi problemini attraverso l'abbassamento dei livelli di diidrotestosterone ci porta a vivere una vita serena. Anzi, molte volte nasconde degli altri effetti collaterali, il più delle volte meno graditi, degli effetti collaterali derivati dal diidrotestosterone. Sigla! Ebbene sì, oggi parliamo della finasteride e della durasteride, due farmaci che inibiscono la conversione del testosterone in diidrotestosterone. Ma perché vogliamo bloccare la conversione del testosterone in diidrotestosterone? Se il diidrotestosterone alla fine è anabolico. Ah, sì, perché è 5 volte più anabolico del testosterone. La potenza del diidrotestosterone nei recettori androgeni è 5 volte di più rispetto a quella del testosterone. Il motivo per cui cresciamo davvero quando prendiamo testosterone, quando produciamo testosterone, è perché c'è il DHT, Winstrol, l'oxandrolone, il primobolan, il diidroboldenone. Tutte queste sostanze sono dei derivati del diidrotestosterone, motivo per cui sono più forti del testosterone. Lo stesso testosterone, quando ce lo facciamo, ci fa crescere anche perché si converte in diidrotestosterone, non solamente perché rimane testosterone. Anzi, diciamo che se non si convertisse in DHT sarebbe molto meno anabolico di tante altre sostanze presenti nel mercato. Tuttavia, bloccare il diidrotestosterone non è sempre una cattiva idea, a volte è indispensabile, specialmente quando ci troviamo di fronte una ipertrofia prostatica che non ci fa dormire la notte. E ovviamente se non dormiamo la notte siamo incazzati tutto quanto il giorno, abbiamo il cortisolo alto, abbiamo insulino resistenza, il nostro sistema immunitario crolla, perché non dormire vuol dire alterare quella che è la maturazione dei timociti, vuol dire abbassare proprio le difese immunitarie in toto, quindi i linfociti circolanti, perché abbiamo anche alto cortisolo che ci porta all'atrofia del timo, un organo responsabile della differenziazione e della maturazione delle cellule immunitarie, dei linfociti. E quindi vogliamo poter dormire, non vogliamo doverci alzare 5-6 volte per pisciare a notte, è davvero fastidioso. E il finasteride viene anche assunto perché molte persone, molti uomini non sopportano l'idea di dover perdere i capelli o di avere pochi capelli, quindi se magari sono predisposti e sanno di avere questa predisposizione preferiscono prendere un pochettino di finasteride piuttosto che perdere i capelli, e ci sta. Tuttavia non sempre prendere questi farmaci qua, o comunque non sempre la posologia di questi farmaci qua è ottimale, e non sempre, anzi la maggior parte delle volte, non è scevra da effetti collaterali. Finasteride e durasteride, due farmaci che bloccano un enzima conosciuto come 5-alfa-reduttasi. Nome particolare, anche abbastanza semplice della verità rispetto a tutti quanti i nomi degli altri enzimi: acconitasi, citricosintasi, glucosio 6 fosfato deidrogenasi, ribulosi. È un enzima che cosa fa? Prende il testosterone e lo riduce, in questo caso nella posizione 5, e lo riduce in diidrotestosterone. Ok, c'è anche un altro enzima, oltre al 5-alfa-reduttasi tipo 1 e 2, che sono già due isoforme, 3 a dire la verità, 1, 2, 3, ma noi ci concentreremo sull'1 e il 2, la 5-beta-reduttasi, che anche questa è abbastanza importante perché prende il testosterone e lo converte in pregnanelone, non pregnenolone, pregnanelone. E probabilmente il fatto che esista questa 5-beta-reduttasi è uno dei motivi per cui solo alcune persone che prendono finasteride hanno la sindrome depressiva post finasteride e altre no, semplicemente perché il finasteride, non bloccando il 5-beta-reduttasi, mantiene i livelli abbastanza elevati di questo neurosteroide pregnanelone, che è importante per la neuromodulazione e fa
la stessa cosa, comunque abbastanza simile a livello dei recettori GABAergici di quello che fa l'allopregnenolone o il 3-alfa-androstenediolo. Androstenadiolo, non androstenediolo, sono nomi tutti quanti simili, però sono diversi. E dunque questo è uno dei motivi per cui alcune persone stanno male e alcune no. Vi ho già esplorato qualcosa, ma andiamo avanti. Finasteride e durasteride. Allora, la finasteride che cosa va a bloccare? Va a bloccare 5 alfa reuttasi di tipo 2. La durasteride blocca sia quello di tipo 2 che quello di tipo 1. Parliamo un attimo degli enzimi e poi magari andremo a parlare del testosterone, di HT eccetera, per chi non lo sapesse lo lasciamo alla fine. Innanzitutto parliamo di questi enzimi. Allora, la 5 alfa reuttasi di tipo 2 è un enzima concentrato nella prostata, molto, è un enzima concentrato nel fegato, motivo per cui gli androgeni aiutano quando si parla di steatosi epatica, sì, vi abbassano il fegato grasso nel caso ce lo doveste avere, hanno un effetto lipolitico a livello del fegato, quindi possiamo dire che è un fattore lipotropo, più o meno come la metionina, la colina, l'inositolo, comunque aiuta, va bene? C'è anche questa ricerca che ve lo dice, che mette insieme tutti quanti i fattori che possono essere benefici per il fegato e quelli negativi per il fegato. Quelli negativi sono disturbatori endocrini, ovvero quelli che mimano l'azione del testosterone, del cortisolo, mimano, alterano, quindi si legano ai recettori androgeni oppure recettori progestinici, recettori estrogenici, recettori del cortisolo, e vanno un pochino a rompere le palle. E poi parlano dei tiroidei che sono positivi, degli androgeni che sono positivi, del progesterone che non è tanto positivo, però dipende, è una bella ricerca. Bene, 5 alfa reuttasi di tipo 2, come abbiamo detto, nella prostata, nei genitali e nel fegato. Ce l'abbiamo anche nella vita fetale. Quindi anche quando siamo dei piccoli feti abbiamo questa 5 alfa reuttasi di tipo 2 che viene espressa, e viene espressa perché è molto importante avere la differenziazione di questi tessuti, in questo caso dei genitali e della prostata, nei primi mesi, da secondo, terzo e quarto mese. È una cosa importantissima. Viceversa, la 5 alfa reuttasi di tipo 1 è presente nel fegato, non è presente tanto nella prostata, è comunque presente nella cute, nei genitali, ma la differenza sostanziale è che non è presente nella vita fetale, dunque non è così importante come la 5 alfa reuttasi di tipo 2, ma comunque viene sintetizzata dalla nascita fino ai 2-3 anni, poi si ferma e viene risintetizzata nella fase puberale. Viceversa, la 5 alfa reuttasi di tipo 2 non viene risintetizzata, o comunque ne abbiamo davvero molto poca, la sintesi è molto poca dopo i 3 anni, dove praticamente si blocca e non si risintetizza più. Bene, il fatto che la 5 alfa reuttasi di tipo 2, che è quella che bloccate col finasteride, la bloccate anche col durasteride, però sì, diciamo che la bloccate anche col durasteride assolutamente, non viene risintetizzata dopo i 2-3 anni, molto poco, motivo per cui le persone che prendono finasteride e durasteride possono subire, soffrire di una sindrome post-finasteride depressiva importante per molto tempo, proprio perché non li risintetizzate più. E c'è un'altra cosa, proprio perché, sebbene gli enzimi, quando li blocchi con un farmaco, poi quando stacchi il farmaco, quel farmaco viene metabolizzato e l'enzima rimane, questo succede se gli inibitori di questi enzimi sono inibitori reversibili, non se sono irreversibili. La stessa cosa l'ho detta nel videocorso quando ho parlato di inibitori delle aromatasi reversibili e inibitori irreversibili, anche sul mio libro ci dovrebbe essere, quindi quando parlo di Arimidex, che è comunque inibitore reversibile, Femara, che è reversibile, viceversa di Aromasin o Exemestane, che è un inibitore irreversibile, o anche il Formestane, che è irreversibile. Cosa vuol dire? Che si lega al recettore e ci sta sempre, lo prende e lo porta via, ok? E viene eliminato. Quindi questo è il problema, che state distruggendo gli enzimi che vi permettono, che permettono al vostro testosterone di diventare diidrotestosterone. Ma facciamo uno step in più, ok? Perché sto così male? O perché può succedere che sto così male? Come abbiamo detto, solamente certe persone, non tutti. Io ad esempio posso prendere il suo palmetto, non mi succede niente. Cioè, tante persone, le persone che soffrono col finasteride, soffrono anche col suo palmetto, perché andare a inibire questo enzima ti va ad alterare la produzione di neurosteroidi, che sono indispensabili per la modulazione emotiva, indispensabili. Tuttavia il suo palmetto non è un inibitore irreversibile, è reversibile, poi si stacca e poi l'enzima ce l'avete, ok? Bene, andiamo a parlare di ormoni adesso, parliamo di testosterone e di idrotestosterone. Allora, il testosterone è prodotto dalle cellule del Leydig, nei nostri testicoli, serve per la maturazione degli spermatozoi.
in primis, cioè il suo primo ruolo, il testosterone fa maturare gli spermatozoi. Spermatozoi prodotti dalle cellule del Sertoli, spermatogoni, quindi pool di staminali, da spermatogoni a spermatociti primari in questo caso. Spermatociti primari vanno in meiosi, meiosi 1, meiosi 2, e poi diventano spermociti, ok? Questi spermociti dopo devono maturare e diventare spermatozoi, va bene, a posto così. Il testosterone è implicato in queste fasi qua per la maturazione degli stessi. Il testosterone però ci dà anche i muscoli, no? Grossi col testosterone, per questo la gente si prende il testosterone. Ci spessisce le corde vocali, abbiamo una voce più rauca, più decisa, più arrogante, che fa uomo, maschio, alfa, cose così. Il testosterone ci dà i peli, un po' la barba, però quello è prevalentemente il diidrotestosterone. Infatti quando prendete degli androgeni importanti, vedete che vi crescono i peli un pochino dappertutto, in zone magari dove non l'avete mai avuti, quindi nella schiena, nel cazzo, se non l'avete mai avuti, spero di sì, però comunque avete più peli, più barba. Prendete i capelli però avete più peli e più barba almeno. I capelli li perdete perché il diidrotestosterone, quando si lega ai recettori androgeni del bulbo, gli accorcia l'anagen, che è la fase di crescita, e diciamo che previene, fa arrivare prima la catagen, anticipa la catagen, va bene, come poi il capello lo perdete semplicemente. Bene, il diidrotestosterone, quando ce l'avete in circolo, non serve solamente per farvi crescere i peli, farvi diventare grossi, perché il diidrotestosterone vi fa diventare più grossi e addirittura più grossi del testosterone, ovvero stessi milligrammi di diidrotestosterone vi fanno diventare più anabolici rispetto al testosterone. Questo perché la potenza, quindi l'attivazione recettoriale, è maggiore col diidrotestosterone e perché il DHT rimane anche più tempo legato ai recettori. Infatti, se avete letto i libri, come si chiama, Muscle Development, sì, era di lui diceva sempre, eviterei di prendere sostanze troppo androgene che bloccano i recettori per troppo tempo. Faceva l'esempio del trembolone, che blocca per troppo tempo i recettori. Quando una sostanza è molto forte, può legare il recettore e bloccarlo per molto tempo. Bene, perché stiamo male? Perché la 5-alfa riduttasi non è responsabile esclusivamente della conversione del testosterone in diidrotestosterone, ma è anche responsabile della conversione del progesterone in diidroprogesterone, che poi diventa, grazie alla 3-alfa idrossisteroide idrogenasi, in allopregnenolone. Anche il diidrotestosterone viene preso dalla 5-alfa dalla 3-alfa idrossisteroide idrogenasi e diventa 3-alfa androstanediolo. Ok? Queste due cose, poi ce ne sono anche altre, hanno un'azione neuromodulatoria estremamente importante. Ora, per capire come mai bloccare gli enzimi responsabili della conversione del testosterone in diidrotestosterone aumenta la depressione, aumentano l'ansia, l'irritabilità, aumentano la paura e aumentano anche l'aggressività, dobbiamo capire dove, in che parti dei circuiti delle zone del cervello implicate alla genesi di aggressività, ansia, paura e depressione, in questo caso i neurosteroidi creati dalla 5-alfa reduttasi agiscono. Quindi dobbiamo prendere quattro parti del cervello, a dire la verità. Va preso il talamo, va preso l'ipocampo, va presa la corteccia prefrontale, va presa l'amigdala. Talamo, ipocampo, corteccia prefrontale in orchestra riescono a controllare l'amigdala attraverso delle proiezioni glutaminergiche, poi con gli interneuroni GABAergici e cose di questo tipo. In poche parole, i neurotrasmettitori di queste zone del cervello che comunicano con la zona del cervello, l'amigdala, implicata nella paura, nell'ansia, ma anche in altre cose, anche nell'emozione. Tutto è un'orchestra, dipende sempre quali altre parti del cervello sono attive. L'amigdala sola non è nulla, dipende da cosa vede, percepisce la corteccia prefrontale, dipende da cosa elabora o comunque che cosa sa, conosce, cosa ricorda l'ippocampo, e dipende dalle sensazioni percepite dal talamo. Bene, hanno fatto un bellissimo studio, a dire la verità, hanno misurato quelli che sono i neurosteroidi, che cosa succede all'interno del cervello dei topi quando la 5-alfa reduttasi non funziona, e si è visto semplicemente che proprio i controlli della corteccia prefrontale, talamo, ipocampo, nei confronti dell'amigdala, che quando iperattiva o comunque quando manda segnali particolarmente poco ordinati al di fuori, sono alterati. Quindi la carenza di 5-alfa reduttasi va a generare un abbassamento di neurosteroidi. Questi neurosteroidi non riescono a controllare il tono glutaminergico, non c'è un feedback di controllo, e questo succede anche al nostro cervello. Ma la cosa più sensazionale è che cosa hanno fatto questi topi per abbassare i livelli di questo enzima, della 5-alfa reduttasi. Li hanno isolati. L'isolamento
è associato ad aggressività, ansia, paura, perché l'isolamento comporta una downregolazione del 5-alfa reduttasi. Dunque, questo fa molto riflettere, perché se considerate quanti antidepressivi, quanti ansiolitici si stanno vendendo da dopo il lockdown, capite che probabilmente siamo di fronte a un calo di idrotestosterone e neurosteroidi derivati da esso. E questo è molto importante. Dunque, molto probabilmente, se avete un'ansia, se avete una maggiore aggressività, se avete un ritiro sociale maggiore dopo l'isolamento che c'è stato negli anni scorsi, c'è ancora gente che ne soffre, probabilmente utilizzare dei neurosteroidi, che possono essere anche lo stesso DEA, che può essere anche lo stesso pregnenolone, ok, che comunque ha un'azione modulatore GABA, aumentare in questo caso l'iterazione GABAergica utilizzando determinate sostanze, quindi la teanina che vi può aiutare molto, la fosfatidilserina che può aiutare, il diidronicol che può aiutare, la ashwagandha che può pure aiutare anche questa. Così facendo potete migliorare il vostro tono GABAergico e anche evitare questa iperattivazione o alterato funzionamento, possiamo dire alterata orchestrazione di quello che è, di quella che è la nostra neuroanatomia, di quella che è l'anatomia di determinate parti del cervello che sono associate a questi determinati disturbi. Bene, quindi utilizzare finasteride per abbassare i livelli di HT ci sta, ok? Ci sta se le avete provate davvero tutte e non volete avere questa ipertrofia prostatica perché non ce la fate più e non volete perdere i capelli. Tuttavia, le alternative sono altre, secondo me. Parliamo di capelli. Facciamo finta che le avete provate tutte quante, ok? Avete provato il biossil, avete provato la melanurca, i peptidi di collagene, lo zinco, eccetera. Fate una buona dieta, quindi avete aumentato le vostre proteine nella dieta, avete tolto il glutine e i latticini, perché sapete che possono andare a generare problemi, specialmente se siete suscettibili a patologie autoimmuni, o avete comunque una pelle delicata, sapete che il glutine può funzionare come sostanza che mima o comunque che va ad aumentare, attivare determinati anticorpi che possono andare contro delle vostre parti nel cuto e nel cuoio capelluto, che vi può danneggiare e indebolire in questo caso il capello. Avete provato questo, avete provato il GHKQ, avete provato a farvi gli impacchi con aceto di mele, olio di rosmarino, tutte quante le cose che trovate nella guida anche dei capelli, e non ha funzionato. Trapianto. Perché vi dovete per forza stuprare l'umore così? Trapianto. Oppure iniziate col suo palmetto, vedete se il suo palmetto vi dà problemi, non vi farete mai il finasteride. Se il suo palmetto non vi dà problemi, ok, in questo caso potete fare finasteride nel minimo dosaggio efficace, però, che è 0,2 mg, non di più. Non ha senso, ragazzi. Poi prostata, bene, prostata pure. Vi svegliate per pisciare perché avete un'ipertrofia prostatica, indipendentemente dalle cause, che sia steroidi, non steroidi, genetica, quello che volete. Bene, anche li avete provate tutte, digiuno intermittente aiuta tantissimo, ok? Sia perché vi abbassa i livelli di GF1, vero? Vi abbassa anche un pochettino i livelli di testosterone, ma non è quello. Avete provato altissimi dosaggi di vitamina C, perché andate a costruire il collagene, e quando si tratta di ipertrofia prostatica c'è sia il connettivo, ma prevalentemente l'epitelio prostatico che rompe le palle. Bene, utilizzando alti livelli di vitamina C andate a generare, a costruire il collagene, e poi avete meno rischio di far crescere le cellule epiteliali prostatiche. E dunque in questo caso meno rischio di ingrandimento del tumore o genesi dello stesso o altre cose. Melatonina provata, licopene provato, tè verde provato, sono tutte quante sostanze che downregolano i recettori androgeni della prostata e quindi vi possono aiutare tantissimo. Provato tutto questo, non funziona neanche questo. Sistemate la dieta, niente. L'infiammazione, ragazzi, l'insulino resistenza vi appregola il 5-alfa reduttasi e vi aumenta il diidrotestosterone. Avete cercato di controllare gli estrogeni, avete visto che l'estradiolo era troppo alto, l'avete controllato ma non funziona niente. Bene, allora in quel caso là sì, finasteride, dosaggio minimo sempre 0,2, vedete come state. Ovviamente in quel caso là potete anche pensare, visto che non va proprio poi così tanto bene bloccare il DHT quando non si ha neanche un po' di testosterone sotto, magari utilizzare del DEA, ok? Per supportarvi i neurosteroidi e utilizzare il pregnenolone. Tanto se state utilizzando finasteride, queste cose le potete utilizzare, va bene? Quindi queste sono le alternative a finasteride. Il durasteride non abbiamo parlato tanto, perché il durasteride è un finasteride più potente che vi inibisce anche i 5 alfa reduttasi di tipo 1, che però non ha tanto senso. Non hanno molto senso essere bloccati, perché tu vuoi bloccare quelli di tipo 2 perché sono quelli più associati
in questo caso a perite di capelli, e sono anche quelli più associati a ipertrofia prostatica, perché gli enzimi, in questo caso i 5 alfa reduttasi, quelli tipo 2 sono nella prostata, quelli tipo 1 ce ne sono pochissimi nella prostata, c'è pochissimo mRNA, quindi in questo caso non ci interessa, ok? Questo è quanto, spero di esservi stato d'aiuto, spero che abbiate capito un pochettino di più come funziona questa cosa qui, perché si utilizzano questi farmaci, perché tante volte non va bene utilizzarli. E come sempre seguitemi dappertutto, Instagram, sito, YouTube, ovviamente siete qua, e vi mando un forte abbraccio, ci vediamo presto, e se volete sapere di più per quanto riguarda i capelli eccetera, acquistate la guida dove ci sono scritte un sacco di cose davvero, e se volete sapere di più per quanto riguarda gli steroidi, le bombe eccetera, ho fatto un videocorso nel mio sito, trovate su ivanmartellato.com Hammered Enhanced, che è un videocorso dove si parla di tutto, come impostare il ciclo, come prevenire gli effetti collaterali, come rimediare dagli effetti collaterali, spiego tutte quante le sostanze orali iniettabili, quando magari è meglio prendere uno, quando è meglio prendere l'altro, quando è meglio non prendere mai nessuna delle sostanze dette, quindi tutte quante cose che possono davvero 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 aiutarvi nella gestione del vostro ciclo, anche nella creazione di un ciclo, nel caso volesse sapere un po', nel caso siate, nel caso voleste fare un deep dive in queste cose qua, ma anche nel caso voleste fare un deep dive su queste cose qua, ma anche nel caso foste seguiti, perché comunque è sempre giusto sapere che cosa il vostro preparatore vi ha dato e quindi avere un po' più di cognizione di causa. Tutto qui, dai, un forte abbraccio ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao.